si fa divieto a tutti di lavare le pelli nelle acque che passano in città e di gettare acqua contenente tinture usate per la concia delle pelli nelle strade. È una delle norme contenute negli statuti comunali di Torino del 1334 ed è da questo documento che Ambiente Italia ha cercato di capire, dando uno sguardo a documenti dell'Archivio di Stato di Torino, se i problemi ambientali siano soltanto della nostra epoca oppure se, fatte le dovute proporzioni, non siano esistiti anche in passato. Gli statuti comunali del Medioevo testimoniano che il problema ambientale era in primo piano. In queste leggi, gli statuti sono le norme che regolano la vita della comunità locale, è sempre presente l'attenzione alla salvaguardia di ciò che costituisce la ricchezza del paese in età medievale, le acque, la terra, i raccolti. Ebbene, nello Statuto di Torino del 1360 troviamo un divieto di inquinare con i prodotti delle manifatture del tempo le acque, le bealere che scorrono nel territorio. Ma passiamo ad un secolo dopo, al 1430 e al Duca Amedeo VIII di Savoia, che con una legge di valore nazionale stabilisce quella che possiamo considerare una delle più antiche normative sulla caccia e la pesca. Vi si parla sia della protezione degli animali, sia della conservazione dell'ambiente, fissando rigide norme per assicurare l'habitat migliore agli animali stessi. Sorge il dubbio, tutt'altro che infondato, che questi privilegi possano essere una scelta elitaria, forse lontana da reali interessi ambientali, almeno come si intendono oggi. Ma preoccupazioni ambientali emergono sicuramente nei decenni successivi, quando vengono esaminate, ad esempio, le richieste di concessione per l'attivazione di miniere. Tutti gli alberi esistenti nei boschi della zona vengono accuratamente e minuziosamente censiti perché i lavori necessari alla lavorazione dei minerali non compromettono l'ambiente esistente. E ancora, i problemi della salvaguardia ambientale sono ben presenti nelle grandi impostazioni urbanistiche che disegnano quello che costituisce ancora oggi l'orizzonte di molte città. In fondo, se è pur vero che riserve e tenute di caccia dal Medioevo e poi ancora e soprattutto nel 6 e 700 costituivano privilegio di pochi, dobbiamo in gran parte ad esse il nucleo originario dei grandi parchi e delle aree verdi pubbliche oggi esistenti in Italia. Un'antica leggenda racconta che Romolo e Remo, risalendo il Tevere, si fecero guidare dal Ponentino, sin dove li pervase un inebriante profumo di acace e di mammole. Lì fondarono Roma. Non previsero gli ingenui che acace e mammole galeotte si sarebbero ben presto trasferite altrove, seguite qualche millennio dopo dal fedigrafo Ponentino. La città, spariti i fiori e scomparso il vento, subisce oggi indifesa le aggressioni multiformi dei veleni solidi, liquidi e gassosi, tipici del nostro tempo. Destino che accomuna le megalopoli del pianeta, ma che appare, nel caso di Roma, un affronto insostenibile ai suoi primati d'arte e di storia. I miliardi del megaprogetto Roma Capitale rianimeranno forse l'esangue, ma non saranno di certo la panacea da tutti attesa. Investiti soprattutto in opere viarie geniali e prioritarie, si spera consentano il sospirato recupero del filo d'Arianna, smarrito decenni or sono dall'assessorato al traffico del Comune di Roma. E il traffico, d'altronde, il principale responsabile del degrado ambientale della città.
le cifre si commentano da sole. Circolano nella capitale oltre 3 milioni di auto e motoveicoli. Le recenti centraline di monitoraggio dell'inquinamento, dislocate dal comune nei punti critici della città, registrano una crescita verticale del monossido di carbonio, che nelle ore di punta supera ampiamente i livelli di guardia. L'assessore alla sanità parla di fatali coincidenze climatiche e di situazione sotto controllo, mentre ospedali e usole sono meta costante di cittadini afflitti da crescenti problemi respiratori. Gli ambientalisti tuonano contro il comune. L'eurodeputato verde Gianfranco Amendola accusa la giunta Carraro di immobilismo, di farsi coprire da altri organi, leggi Enea e CNR, con apposite convenzioni lautamente retribuite. Oggetto di forti critiche anche il piano di emergenza studiato dal comune, nel quale si qualificano come interventi appelli a non usare l'auto, propaganda per non fumare, e si fissano, arbitrariamente secondo Amendola, limiti massimi di esposizione non previsti dalla legge. In sostanza, non vi sarebbe alcuna garanzia di interventi concreti e risolutori, ma solo demagogia e disinformazione. Gli amministratori capitolini accusano a loro volta gli ambientalisti di diffondere nell'opinione pubblica un clima di ingiustificata paura. A monte di tutto resta un dato inoppugnabile. L'ecosistema della capitale rischia concretamente di andare in tilt e la medicina non può che essere amara. Chiusura permanente del centro storico ed estensione della fascia blu, targhe alterne, controlli severi sui diesel, rigida osservanza dei divieti di sosta, urgenti nuove aree di parcheggio, potenziamento del mezzo pubblico che sia davvero a misura di cittadino e soprattutto una rinnovata coscienza civica. Monossido di carbonio e biossido di azoto, padroni dei cieli capitolini, attendono nel frattempo l'arrivo di un potente e forse decisivo alleato, gli impianti di riscaldamento pronti a entrare in funzione. Il ponentino non ramazza più il cielo di Roma. Adesso si punta sulle bore invernali. Sono loro, in tutti i sensi, l'ultimo grido. Scatenati, sudati, vivono di decibel e acid music, la musica acida. E i templi preferiti dal popolo della notte spingono al massimo il volume per non deluderli. Sulla riviera romagnola vengono da tutte le parti d'Italia per essere almeno una volta protagonisti del rumore. Non è alta la musica qua? Cosa? Non è un po' alta questa musica? Eh? Non sento! Come deve essere la musica? Più forte! Vado al massimo! Vado in Messico! Lo dice anche il Vasco, idolo dei teenager di quasi due generazioni. Bisogna andare al massimo, in tutto. E sono proprio loro, i giovani fra i 14 e i 18 anni, i principali produttori e consumatori di rumore. I più numerosi in discoteca e concerti rock, appassionati del Walkman, autoradio e moto fracassone. Le conseguenze. L'Università di Napoli ha studiato un campione di 4.000 studenti delle superiori a cui ha distribuito un questionario. Il 42% dei ragazzi che frequentano abitualmente le discoteche lamenta ronzia agli orecchi, mentre il 54% ha sensazioni di sbandamento e lieve sordità temporanea. Timpani in pericolo serio, dunque, soprattutto nelle piste da 110 e 120 decibel, mentre la soglia limite è di soli 65. In effetti questi ragazzi corrono un grave rischio perché, come tutti noi sappiamo, il rumore agisce a livello delle cellule acustiche danneggiandoli in maniera irreversibile e provocando prima un danno estremamente lieve, poi successivamente, perdurando l'esposizione dei ragazzi a questi ambienti e fonti rumorose, il danno diventa più conclamato. E allora non andiamo più in discoteca? No, questo no, assolutamente. Bisogna sempre andare in discoteca perché la musica è bella, ma bisogna cercare delle aree di ristoro dove questi ragazzi possono perlomeno accedere in maniera tale da ridurre la loro fatica uditiva e poter recuperare lo sforzo uditivo che loro hanno subito. Secondo il Medical Research Council di Nottingham, gli abituè con una media di 200 ore l'anno di presenza nelle sale rischiano, dopo 7 anni, la stessa sordità di operai che lavorano in ambienti industriali ad alto inquinamento acustico per circa 40 anni. Ma c'è un rimedio? Abbassa la tua radio per...
mio cuore. Operazione pulizia per 110 spiagge italiane. Per il terzo anno consecutivo la Lega Ambiente apre la sua campagna a favore degli arenili nostrani. I volontari raccoglieranno vetro, carta, stracci, iniziando dalle spiagge di Sicilia e Puglia, le regioni più coinvolte. Lo scorso anno parteciparono all'operazione 50.000 persone. Quest'anno, secondo le previsioni, sarebbero ancora di più. L'eruzione del Pignatubo nelle Filippine combatterebbe l'effetto serra. Lo affermano alcuni scienziati dell'Istituto Spaziale Goddard di New York. Le tonnellate di particelle solforose lanciate nell'atmosfera un anno fa dal vulcano rallenteranno il riscaldamento del pianeta. L'effetto sarà limitato tuttavia soltanto ai prossimi 2 anni. A Venezia, multe salate agli incivili. Si va dalle 30.000 lire per una passeggiata a torso nudo a 2 milioni per i rifiuti gettati in terra, al carcere per chi imbratta i monumenti. Queste alcune delle misure decise dal comune per combattere il degrado nel periodo turistico. Venezia invita tutte le città storiche d'Italia a seguire il suo esempio. Indagine sull'ambiente di lavoro in Trentino. La giunta provinciale ha deliberato un'analisi sull'esposizione al rumore e all'amianto del personale del servizio viabilità. Saranno valutate anche le condizioni di sicurezza nei cantieri. Il costo dell'intera operazione è di 32 milioni di lire. In questa vasta pianura, alle porte di Nonantola, quasi al confine tra le province di Modena e di Bologna, sorgerà un grande bosco, o meglio, sarà ricreato un microambiente di boschi e bacini d'acqua molto simile a quello che in queste zone esisteva nell'Alto Medioevo. Oggi a distesa d'occhio si vedono soltanto esi di canne che reggono ancora delicate piantine di querce, faggi, carpini e betulle, ma tra non molti anni l'orizzonte sarà occupato da un grande bosco. Ambiente Italia è andata a cercare i motivi e le origini di questa iniziativa e per trovarli è necessario fare un salto all'indietro di quasi 1000 anni, esattamente al 1058 e alla grande abbazia benedettina di Nonantola, che in quegli anni aveva già 3 secoli di vita e che era governata dall'abate Godescalco. Ai capi famiglia di Nonantola, che lo avevano aiutato a innalzare le nuove mura a difesa del potente cenobio, l'abate aveva concesso in perpetuo poco meno di 800 ettari di terra coltivabile. Sono le terre della partecipanza. Da quel lontano 1058, gli 800 ettari circa della partecipanza vengono ripartiti a sorteggio e a scadenze fisse, oggi ogni 18 anni, tra i capifamiglia di Nonantola che ne hanno ereditato, solo per via maschile, il diritto. Ebbene, nell'autunno scorso, all'Assemblea per la ripartizione delle terre è stata approvata la proposta di destinare una 40 di ettari alla rinascita del bosco medievale. Come è nata l'iniziativa? Luciano Sighinolfi, presidente della partecipanza. È nato con questa funzione di riequilibrio dell'ambiente, il riequilibrio dell'ambiente che si rende compatibile, secondo noi, e ne siamo convinti, il Consiglio della partecipanza in modo unanime ne è convinto, ne è stato convinto, della compatibilità che può esistere fra l'ambiente e l'agricoltura. L'ambiente è inteso nella ricostituzione di un bosco che possa ricreare anche un microclima diverso in una zona di questo genere. L'iniziativa della partecipanza di Nonantola avrà interessanti sviluppi se si pensa che il comune di Sant'Agata Bolognese, confinante con questi terreni, è intenzionato a destinare per parte sua altri 52 ettari allo stesso tipo di bosco. Luciano Sighinolfi. Noi riusciremo a costruire 38 ettari che sono già stati fatti, 10 ettari che sono già stati piantumati, fanno 48 ettari. Poi abbiamo quegli altri 52 che verranno attaccati dall'altro comune, abbiamo un pioppeto che è a confine 17 ettari, questo pioppeto verrà battuto nell'arco di 2 mesi e quel pioppeto sarà adibito ad un bacino irriguo di 365.000 metri cubi di acqua. Saranno circa 158 ettari, grosso modo 13 chilometri quadrati. Come tutte le decisioni che riguardano la terra, anche questa della partecipanza di Nonantola è stata sofferta e dibattuta. Marco Serafini, rappresentante della minoranza. È stata una scelta che ci ha impegnato parecchie energie perché è stata molto dura.
È stato duro, non ci abbiamo creduto, ci crediamo ancora, è stata una scelta giusta, è stata una scelta che per Nonantola andava fatta. La partecipanza non è rimasta isolata nella sua decisione, ma è stata sostenuta e in un certo senso addirittura anticipata dall'amministrazione comunale. Il sindaco di Nonantola, Walter Reggiani. Il comune di Nonantola è stato anche copromotore, soprattutto partendo da un'esperienza che il comune di Nonantola aveva già fatto nel 90, piantumando in un terreno acquistato appositamente circa 15.000 piante. E quindi è stato uno stimolo anche per proseguire su questa strada e approfittare dell'occasione del riparto della partecipanza per estendere questa piantumazione, questo bosco, dai 10 ettari realizzati nel 90 fino a questi, appunto, questi oltre 38 ettari. Ma il problema ambientale è molto sentito, anzi c'è una sensibilità che sta crescendo in modo notevole. Il consenso all'iniziativa è stato molto alto, lo conferma un partecipante, Ivano Bevini. Penso che sia un'iniziativa molto importante, che colleghi l'agricoltura alla salute e che sia un progetto molto importantissimo proprio perché va a migliorare la qualità della vita della nostra natura. Grande e giusto entusiasmo a Nonantola e grande speranza dunque per il futuro, non solo a parole ma una volta tanto con fatti e iniziative concrete.